per dare a tutti le istruzioni per l'uso. Non è facile scrivere questo libro e non è facile leggerlo, che siate cattolici o non cattolici. Perché vedete, è la prima volta nella storia italiana che dalle mura leonine, dal Vaticano, escono delle carte sugli affari della finanza vaticana. E badate bene, non stiamo parlando di Marcinkus, non stiamo parlando del Banco Ambrosiano, non stiamo parlando di Michele Sindona, nomi sui quali si sono scritti metri cubi di articoli e che hanno anche messo a dura prova la nostra pazienza, visto che di quelle vicende ancora oggi sappiamo poco. Non sappiamo nemmeno chi ha ammazzato Roberto Calvi, ritrovato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Questa è una storia diversa, perché racconta le finanze occulte vaticane dopo Paul Casimir Marcinkus, dopo Calvi e sicuramente dopo Sindona, morto suicida con dei cristalli di cianuro nella tazzina del caffè. E questa è un'occasione per tutti noi, perché Monsignor Renato Tardozzi, manager di successo alla STET, gruppo telecomunicazioni, a 51 anni ha la vocazione e diventa sacerdote. Ha un rapporto diretto con l'allora segretario di Stato del Vaticano, Casaroli, Agostino Casaroli, che si erano conosciuti perché abitano vicino in Emilia Romagna, uno è piacentino, l'altro è di Lugo, in provincia di Ravenna. E allora Tardozzi, che è un personaggio, parla cinque lingue, ha quattro lauree, ingegnere, filosofia, teologia, matematica, cioè un personaggio che ha una testa importante. E costui salva la Chiesa dalla vicenda dell'Ambrosiano, cioè fa sì, da membro di quella commissione tra Italia e Chiesa, che stabilì in 242 milioni di dollari il contributo, i soldi che la Chiesa doveva dare al Vaticano per sfilarsi dalla vicenda Ambrosiano. Ebbene, Tardozzi riesce a limitare i danni, 242 milioni di dollari, che per noi sono un'enormità, per il Vaticano erano poche lire rispetto ai 1.500 miliardi che l'allora ministro Andreatta indicava come responsabilità della Chiesa nel dissesto dell'Ambrosiano. Tardozzi, questa vicenda permette a Tardozzi di salire ai piani nobili del Vaticano. Papa Luciani è morto, 1978, trovato dopo il più breve pontificato, cadavere nel suo letto la mattina, dopo che voleva rimuovere dei personaggi ambigui all'interno del Vaticano. E lascia il testimone a Caro Wojtyla, che è un po' il protagonista nascosto del mio libro. E adesso vediamo perché. Cosa accade? È molto semplice. Ad Tardozzi viene consegnato l'incarico di occuparsi di due cose. Uno, evitare che tutti gli scandali finanziari che coinvolgano prelati, monsignori, cardinali, istituzioni del Vaticano trapelino all'esterno delle mura leonine. Primo incarico. Secondo incarico, allontanare coi tempi della Chiesa i mercanti del Tempio.
Per 15 anni Monsignor D'Addozzi si impegna in questo e ha da combattere contro i mulini a vento. Perché? Perché il suo archivio, che è i fascicoli del suo archivio che raccontano le sue battaglie, che raccontano le peggiori vicende che si sono sviluppate sulle finanze del Vaticano da Marcinkus in poi, raccontano storie incredibili che veramente sono degne di spy story se non fossero documentate, come ha fatto D'Addozzi, con un patrimonio di documenti che ci ha lasciato di oltre 4-5 mila fogli. Cosa accade? Che nel 1987, quando Marcinkus rischia l'arresto, a New York, nella banca del Papa, è una banca che ha l'unica sede al mondo all'interno delle mura leonine, a New York, che si chiama Istituto Opere di Religione, che ha una raccolta oggi di 5 miliardi di euro, quindi non è una grandissima raccolta, è una banca discreta. Ebbene, mentre Marcinkus rischia l'arresto per la vicenda Lambrosiano, il segretario del generale della banca del Papa si attrezza, si industria per costituire un sistema occulto di conti sui quali negli anni successivi transiteranno i peggiori soldi della nostra Repubblica. Il primo conto viene aperto nel luglio del 1987 con 400 milioni di lire in contanti. Io non so quanto la vostra banca vi dia di interesse, forse lo 0,5% annuo. Su questo conto lo IOR assicura il 9% annuo di interesse. Su questo conto transitano 60 milioni di euro di oggi, in 3 anni. Firma autorizzata del conto Cardinale Francis, Fondazione Cardinale Francis Spellman, firma autorizzata Giulio Andreotti. E vedete, avere un conto lo IOR non è un reato, se non fosse che su quel conto è passata e transitata un pezzo della tangente Enimont. Ve la ricordate, la madre di tutte le tangenti? Quella tangente che venne distribuita ai partiti della Prima Repubblica perché Eni e Montedison, che si erano unite per fare il polo chimico nazionale, Eni e i Ferruzzi, divorziassero, come poi è stato. C'è stato questo divorzio, sono stati pagati tutti i partiti della Prima Repubblica e qualcuno anche della Seconda, visto che anche Umberto Bossi finì indagato. Ebbene, Andreotti era rimasto fuori dal, come dire, dal tritacarne di Mani Pulite. Oggi sappiamo che anche sul suo conto all'Istituto Opere di Religione, allo IOR,